Oggi vedremo come accedere ai servizi online con le credenziali della carta d'identità elettronica. L'accesso con CIE è una delle tre modalità di accesso insieme a SPID e CNS che serve per usufruire dei servizi online della pubblica amministrazione. In particolare per CIE occorre ottenere le credenziali di secondo livello. Se non le avete e non sapete come fare, troverete in descrizione il link di rimando ad una pillola apposita. Se invece avete già provveduto, possiamo proseguire. L'accesso con CIE è possibile farlo con tutti i servizi di enti e pubbliche amministrazioni. A titolo di esempio, accedo al servizio online messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, ma la procedura è uguale anche per gli altri servizi online. In questo caso vado in alto a destra per accedere, clicco su Accesso per i cittadini. Qui, come accennavo prima, ci sono le tre modalità tramite cui posso entrare nel servizio. Clicco su Accedi, scelgo la modalità, in questo caso CIE, ed ecco che ho tre possibilità. La prima è quella di accedere tramite le credenziali. La seconda è quella di scannerizzare il QR code tramite l'applicazione di CIE ID. Questo QR code ha una validità limitata. Allo scadere di questa tempistica, dovremo rigenerarne un altro. La terza possibilità è quella di accedere tramite la lettura della carta. Oggi entrerò con le mie credenziali, username e password. Inserisco quindi il mio username e la mia password e clicco su Procedi. Qui devo approvare l'accesso dall'applicazione che ho sul cellulare, quindi dal mio smartphone confermo. A questo punto mi informano che questi saranno i dati trasmessi all'Agenzia delle Entrate. Proseguo. Ed ecco che l'accesso è completato e posso iniziare a navigare nel mio profilo.